Ciao ragazzi e benvenuti in quest'altro nuovo video dove vi mostrerò come è possibile installare Kalinet Hunter su Samsung Galaxy S7 nella variante Exynos. Allora, io ho già fatto un video un anno fa, fatto molto male, abbastanza velocemente, su come installare NetHunter su S7, ma non mostravo praticamente nulla nella procedura, ma solo che si poteva fare. Quindi oggi cerco di fare un remake di quel video, un po' più dettagliato, con tutti i link utili in descrizione. Giusto per chi non lo sapesse, Kalinet Hunter è una piattaforma Android pensata per test di penetrazione informatici, basata a sua volta sulla distribuzione Kali Linux, mirata più a dispositivi Nexus e OnePlus, ma disponibile anche per altri device. E vi ricordo che è sviluppata da un team consapevole dei rischi e che alla fine siete pienamente responsabili delle modifiche che eseguite al vostro smartphone, dal root fino a NetHunter, e che non è pensato per scopi non etici o legati a crimini informatici o di hackeraggio. Questo video è solo a fini educativi. Detto questo, per installare Kalinet Hunter su S7 avrete bisogno di eseguire il root dello smartphone e della ROM che state usando in questo momento, nel mio caso Android Nougat aggiornata ad ottobre 2017. Vi consiglio poi di fare un backup di tutto prima di iniziare, nel caso fate dei casini, e di fare un'installazione pulita da reset di fabbrica. Comunque, per iniziare dovrete andare su firmware.mobi, cercare Samsung Galaxy S7, il modello Exynos, con il codice HERO LTE e HERO LTE XX e andare in fondo alla pagina dove si trova il download di CF Autoroot. Una volta scaricato dovete estrarre il file zip e andare in Tools dove trovate l'eseguibile di Odin. Lanciate il programma e spuntate la casella vicino ad API e cliccate poi su API caricando il file contenuto in image, quello con estensione MD5. Vi faccio notare che è comunque bene leggere il file readme per controllare che abbiate tutti i requisiti necessari per far sì che la procedura e che il tutto funzioni correttamente. Successivamente dovete spegnere l'S7 e riaccenderlo in modalità download, tenendo premuto il tasto d'accensione volume meno e il tasto home contemporaneamente. Poi premete il tasto volume più per continuare, dopodiché connettete il vostro S7 al PC tramite micro USB e se notate in Odin vi comparirà contemporaneamente la scritta COM seguita da un numero che vi segnala che si è aggiunta una connessione di dispositivo tramite USB. Premete quindi su Start per installare i permessi di root su S7. Una volta ottenuto il root, andiamo a scaricare la recovery di TeamWim Recovery Project, una recovery più avanzata di quella stock di Samsung che permette di eseguire diverse azioni come una completa immagine di backup del sistema e molte altre funzioni, tra cui la possibilità di installare una ROM personalizzata sul proprio dispositivo che avremo bisogno più tardi. Quindi andiamo sul sito di TeamWim Recovery Project per cercare la recovery sempre per il Galaxy S7 HERO LTE e scarichiamo la versione compatibile direttamente su S7. Fate attenzione a scaricare il file image e non tar. Una volta scaricata, scarichiamo un Flashify dal Play Store e flashiamo l'immagine del recovery. Quando ha finito, riavviate l'S7 tenendo premuti il tasto home, quello d'accensione e il tasto volume più, stavolta per entrare in modalità recovery. Da qui poi potete modificare la lingua e impostare alcuni settaggi. Io vi consiglio di lasciare tutto in modo predefinito, tanto se eseguite delle modifiche ritorna a zero. Io direi di fare subito un'immagine completa di backup, così da non dover rifare tutto nel caso che succeda qualcosa, una volta che andiamo a installare NetHunter. Adesso possiamo scaricare HydraROM, che in realtà è una ROM che non viene più aggiornata da febbraio 2017, basata su Android Marshmallow, che consiste in una versione Android fortemente basata sul Galaxy Note 7. Questa, tra quelle che ho provato, è l'unica ROM che permette il corretto funzionamento di NetHunter, perché il kernel per S7 in realtà si basa su quello di NetHunter per Note 7. In poche parole, avrete bisogno di una ROM port del Note 7 per S7 per utilizzare questo kernel ibrido in modo fluido e senza lag su S7 ed evitare bug o rallentamenti dello smartphone. In descrizione comunque trovate il link dove scaricare la ROM e una volta che avete eseguito il download semplicemente spostate il file zip di HydraROM sulla memoria interna del vostro S7 o sulla scheda SD oppure riscaricate direttamente dallo smartphone. Poi andate su Wipe nella Recovery e selezionate Dalvik System Data e Cache per cancellare tutti i dati della ROM attuale. Tornate indietro e andate su Install e selezionate e installate lo zip di HydraROM che si avvierà e seguite la procedura raccomandata da HydraROM per il vostro modello, che in questo caso è l'S7 Flat non Edge, e eseguite un full wipe e poi direi di non installare niente di moddato o modificato e di lasciare tutto il più possibile predefinito. Una volta finito fate Factory Reset ed eseguite il reboot. Se avete perso i permessi di root, vi consiglio di ripetere la procedura che ho eseguito all'inizio e lo stesso vale se accade anche per la recovery.
Adesso passiamo all'installazione di NetHunter vera e propria. Sempre in descrizione trovate il link con le build di NetHunter che vengono periodicamente aggiornate. E poi bisogna scaricare il kernel che andrà a rimpiazzare quello di Hydrom e NetHunter, che è disponibile in un pacchetto base, cioè minimal o full completo. Io vi consiglio di scaricare quello completo per avere tutte le funzioni disponibili fin da subito e non doverle scaricare manualmente in un secondo momento. E infine andiamo a scaricare l'update che consiste nell'applicazione di NetHunter. Vi ricordo che per l'S7 X è ARM64. Una volta scaricati i tre file, spostateli sulla scheda SD o nella memoria interna, andate in modalità recovery e installate il kernel e NetHunter. Poi successivamente avviate lo smartphone normalmente e riavviatelo in recovery per installare l'update. Quando lo riaccendete andate sull'applicazione di NetHunter per il setup e poi controllate che funzioni. Detto ciò, spero che il video vi sia stato molto utile e se avete delle domande o dei dubbi scrivetemele sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!